ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Davide Carlo Persi Tessica. Oggi video totalmente diverso. Vi ho portato con me quando pulisco la gabbia dei miei calopsiti, Gina e Uga, e adesso vi faccio vedere come pulisco la tartarus. Allora, una tartaruga d'acqua dolce dentro un'abitazione è abbastanza impegnativa, soprattutto l'estate, perché l'estate mangiano tante e quindi fanno anche molta popo, anche perché l'inverno stanno totalmente in letargo. Quindi diciamo che io la lavo almeno due volte a settimana, ogni due settimane, perché fanno la cacca, che poi, ecco, sono come i bambini, adesso lo pesco bella bella e puntualmente mi farà la cacca. Oh, per quanto ho il filtro, quando c'è il filtro, però alla fine loro ne fanno un bel po'. Quindi, se la tartaruga diventa grande, comunque c'è all'interno della vostra abitazione, mi raccomando l'igiene, anche perché l'acqua diventa una latrina pesta. Se vi state domandando che cos'è questo qui praticamente è una pompa che ho comprato a Brico. È semplice, la inserisci, fa la pressione e esce l'acqua da sola sporca. L'ho pagata, sembra intorno a 6 euro, questa mi sa che viene utilizzata per le tariche di benzina, oppure per le stufe, mi sembra, no, stufe che c'è, niente. Questa è utilizzata per le tariche della benzina e niente, quindi vi porto con me in questo video un po' diverso, un po' particolare, così vi faccio conoscere anche questa tartaruga disgraziatissima. È vero, questa si chiama Tina, quella qui, grandissima. Allora, guardate il video, ovviamente ve lo metto veloce, se no vi ho altre due scatole. Ci vediamo alla prossima, fate i bravi, ciao.